Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ve l'ho fatta sudare un po' tanto sta storia del casco, eh? Che ne dite su Instagram? Sta arrivando, arriverà, è quasi pronto. Finalmente ci siamo, finalmente posso presentarvelo. Veramente sono entusiasta, sono veramente contentissimo perché per me è un po' un piccolo obiettivo. Non ho mai avuto un casco personalizzato con una grafica mia personale, cioè come si dice, come i veri piloti, no? E quindi niente, sono veramente strafelice di questo. Inizio già subito a ringraziare veramente di cuore DV Design, che in descrizione vi lascio tutti i suoi link, insomma, social, eccetera. Andatelo a seguire, se gli volete chiedere una qualsiasi cosa potete farlo e lui sarà lieto di rispondervi. Veramente sforna dei capolavori e collabora con grandi piloti. Quindi, nel senso, si parla di roba professionale. Io vi invito davvero ad andare a vedere il suo profilo Instagram, a seguirlo e ovviamente se deciderete di personalizzare un vostro casco, se gli direte che vi mando io, avrete anche uno sconto. Quindi non esitate, andate intanto a vedere, a farvi un'idea di tutto quello che lui crea. Quindi niente raga, io direi che non sto tanto a cincischiare, a farvi tante polemiche e a farvi tante dicerie, ma io direi che è l'ora di presentarvi questo tanto atteso casco. E comunque per chi se lo stesse chiedendo, questo casco non è che l'ho sostituito, ne ho comprato uno nuovo o quello che non so pensate, è il solito casco che acquistai un anno fa su per giù, che ve lo presentai fra l'altro con tutte le altre cose che comprai per la pista in un video che ve lo lascio qui nella linea in alto a destra, ovvero l'X-Lite X803 RS Hot Lap, quello Total Carbon con l'alettone eccetera. È il medesimo, non è cambiato niente, l'ho solo spedito a DV Design e ha pensato alla mia livrea per questo casco, quindi direi bando alle ciance, basta parlare e ve lo presento subito. Bene raga, eccolo qua, ma che spettacolo è venuto fuori, che spettacolo è venuto fuori, veramente, il buon Daniele ha fatto un lavoro spettacolare, minuzioso, veramente è andato a cogliere il dettaglio che io cercavo, che io volevo, gli ho dato un input. Diciamo dell'idea che avevo io in testa, ovvero una livrea che mi rispecchiasse e che diciamo inerente un po' al cartoon, no? Un po' cartone animato, anche perché sono io fatto così. E lui ha colto in pieno con questa fantastica livrea, ovvero penso che l'abbiate capito, la parte davanti nera è praticamente una bomba che va a delimitare tutta questa zona qua su, e poi, come avete visto dalle riprese, dietro continua con la miccia qua su e arriva, boom, l'esplosione. Poi la scritta Fast Mic qua sotto, tutte le scrittine piccole Fast Mic tutte in cromo. No, adesso dalle riprese lì non so se si è visto bene, ma anche sulla parte bianca ci sono dei piccoli
frammenti, diciamo, che messi al sole brillano. Stessa cosa vale per la parte davanti della bomba, ci sono tutti degli aloni, che non so anche lì se dalle riprese si sono viste degli aloni tipo oro, che veramente ha colto tutto nel dettaglio, anche questa parte qua, misto nero, rosso fluo, che va qua sotto a delimitare il contorno dell'alettone del casco, è veramente spaziale. Quindi, raga, io ve l'ho fatto vedere, ve l'ho presentato e davvero ci tengo veramente tanto perché Daniele non mi conosceva, si è palesato lui a me e mi ha detto perché non facciamo un casco e insomma, per renderti unico, no? Fra virgolette, anche perché il casco è proprio un oggetto personale del pilota, come può essere la tuta personalizzata, che a breve arriverà anche quella, la vedrete nel prossimo video sicuramente. E niente, io mi sono fidato di lui e ho fatto benissimo, direi, come anche voi credo avete visto. Quindi, veramente, sono strafelice di questo, sono strafelice di tutto. Speriamo che tutto questo perfezionarsi sia di buon auspicio per il mio campionato. Di certo ce la metterò tutta. E veramente ringrazio proprio persone come lui che hanno deciso di collaborare con me per insomma rendermi tutto più spettacolare. Niente, raga, penso che sia stato un video abbastanza corto, però volevo solo presentarvi questo casco. Voi state guardando questo video che io sono già in viaggio per il primo round verso Vallelunga. Quindi aspettatevi il prossimo video che sarà fuori di testa perché inizieremo col primo round. Vi invito di nuovo, come vi ho detto all'inizio video, a seguire Daniele Visigalli su Instagram. Vi lascio comunque il link in descrizione, qui sotto vedete il nome che vi appare adesso da qualche parte. Davvero, seguitelo, andate a vedere i suoi lavori, mettetegli mi piace a tutto e scannatelo dai follow, per favore, perché veramente merita un sacco. E ovviamente vi invito anche ad iscrivervi al mio canale, che qui sotto è gratis, non vi costa niente, ed attivare la campanellina perché se no le notifiche non arrivano. Noi ci vediamo direttamente in pista. Gas a martello e ci vediamo nel prossimo video.